Sono andato. Sì, oggi in consiglio comunale, dove comunque c'è stata l'ennesima sostituzione di un capogruppo di maggioranza che si è dimesso da capogruppo, forse non ancora indagato, il PD ha bocciato due proposte di iniziativa popolare fatte dai comitati, da Deliberiamo sostanzialmente, che prevedevano la ripubblicizzazione della scuola, dell'infanzia e soprattutto la ripubblicizzazione dell'acqua, quindi il riacquisto da parte del comune del 49% della quota di Acea Ato 2. E il PD le ha bocciate entrambe, era lo stesso PD che nel 2011, a giugno 2011, approvava sostanzialmente in maniera unanime, con il 95%, votare il 95% dei cittadini votò sì, appunto il referendum che stabiliva la ripubblicizzazione dell'acqua e dei servizi. Abbiamo fatto degli interventi, siamo stati accusati di essere demagoghi e populisti, noi abbiamo semplicemente detto una cosa, che nel 93 si è votato un referendum per togliere il finanziamento pubblico ai partiti, che i partiti non l'hanno rispettato, sono dai 3 miliardi, che noi invece rispettiamo la volontà popolare tra le nostre regole, abbiamo quello di fare politica a 0 euro restituendo i soldi, abbiamo fatto un assegno da 42 milioni, che si fece un altro referendum per togliere i soldi all'editoria, anche quello non rispettato, che nel 2011 si è fatto questo referendum dove il 95% dei cittadini ha detto che l'acqua doveva essere pubblica, le abbiamo semplicemente detto, ma in questo paese i referendum una volta verranno rispettati, sì o no, evidentemente ancora una volta no, perché il PD ha bocciato questa proposta.